L'inchiesta della Procura di Napoli sul cosiddetto sistema La Regina per condizionare gli appalti. Il Tribunale del Riesame motiva le ragioni dell'annullamento di cinque misure cautelari, evidenziando come alcuni indagati fossero pedine inconsapevoli. Sentiamo Luigi Carbone. Alcuni indagati nell'inchiesta The Queen sul presunto condizionamento di 18 appalti tra Napoli e Caserta erano pedine inconsapevoli, altri forse sospettavano solo degli illeciti. Lo scrivono i giudici del riesame nell'ordinanza che dispone l'annullamento dei domiciliari per cinque indagati: la sovrintendente Adele Campanelli, l'ex presidente della Mostra d'Oltremare Andrea Rea, il docente universitario Aldo Aveta, il progettista Luigi Conte e l'imprenditore Corrado Romano, ora tutti in libertà. Dopo gli arresti eccellenti e la revoca di oltre la metà dei 69 provvedimenti restrittivi, di fatto il Tribunale del Riesame, pur avvalorando l'impianto dell'indagine della Procura partenopea sul presunto sistema di corruzione ordito dal progettista Guglielmo La Regina, un sistema fluido che mirava a coinvolgere chiunque fosse funzionale al raggiungimento del risultato, ovvero mettere le mani sulle gare d'appalto per i lavori pubblici, non condivide il raggiunamento del GIP, definito generico, che affascia, ovvero mette sullo stesso piano tutti indistintamente quelli che sono entrati in contatto con lo stesso La Regina. Altro monito tra le righe del provvedimento del riesame è quello sull'attendibilità di un testimone chiave, la commercialista Loredana Di Giovanni, indagata. Per i giudici del riesame le sue affermazioni vanno verificate con estremo rigore.